Una buona serata, buon giovedì, ben ritrovati con Velo, la rubrica di TV6 interamente dedicata al mondo del ciclismo. Che ciclismo è stato nel fine settimana? Le strade bianche, protagonista assoluto Mathieu van der Poel, con due azioni straordinarie, una sulle strade bianche per l'appunto e una proprio all'ingresso di Siena sull'ultima rampa. Ma ieri è iniziata la Tirreno Adriatico, che tra qualche ora farà tappa sabato e domenica nella nostra regione, con l'arrivo a Prati di Tivo e poi la ripartenza da Castellalto. Ovviamente parleremo di questo, parleremo di tanto altro ciclismo che ci riguarda, lo faremo insieme a voi qualora lo vogliate al 392-623-7060, WhatsApp o SMS è assolutamente indifferente, ci potete seguire anche sul canale 14 del digitale terrestre o 514 in HD per chi risiede in Abruzzo, sul canale 606 per chi risiede nella regione Molise, e per chi non risiede né nell'una né nell'altra parte potete andare su Facebook, sulle nostre due pagine, eccola qua, questa è quella di TV6 o quella, c'è anche quella di Velo, pari sono, ecco, è la stessa identica diretta, ma soprattutto ne parleremo con i nostri ospiti. Questa sera è da solo, sei solo, Luciano Rabottini, ciao Luciano, ideatore della trasmissione. Buonasera Jacopo e buonasera a tutti. E poi devo dare la buona serata ai gemelli eroici a questo punto, non fosse altro che indossano entrambi la maglia dell'eroica, scherzo ovviamente, ritrovo con piacere Riccardo Magrini, ciao Riccardo, con la maglia Gruppo Eroica Montalcino. Beh, per forza, se c'è Brocci, esatto. Sennò poi dopo mi tira le orecchie perché insomma, voglio dire, l'ho fatto in onore suo. Esatto, Giancarlo Brocci, organizzatore dell'Eroica, ciao Giancarlo, ben rivisto. Ciao, è stato colpa di Riccardo, che poi anch'io ho tirato fuori quella che avevo sotto e comunque c'ho una bellissima e di buon auspicio Eroica Sudafrica. Okay. Che tra l'altro sarà in calendario come prima manifestazione dell'anno, il 24 aprile, quindi speriamo sia davvero di buon auspicio. Assolutamente, poi ce ne parlerai ovviamente. Noi chiudiamo l'anteprima, come di consueto, Flash questa sera sono riuscito a stare nei tempi, speriamo di riuscirci anche alle 22:30. Ci fermiamo per un piccolo break pubblicitario, tra poco velo numero 2.
Taccone Bikewear. Da oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 20 punti vendita in centro Italia con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza, nei settori auto e moto, industriali e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Visita il sito www.casadelabatteria.com. Scopri la filiale Casa della Batteria più vicina a te. Casa della Batteria. Gli specialisti per l'energia accumulata sono vicini a te. Gaglioti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliotiricambi.com per saperne di più. Velo numero 2 per analizzare quello che è successo in questa settimana. Siamo nel bel mezzo della Tirreno Adriatico, ma ci siamo lasciati alle spalle le strade bianche sabato. Insomma, noi giovedì scorso nella puntata d'esordio avevamo provato un po' a fare le carte della corsa senese e alla fine l'ha vinta con due azioni straordinarie. Mathieu Van Der Poel lo ha fatto di forza, di prepotenza. C'è da dire che noi settimana scorsa, io, te, Luciano e Riccardo, avevamo dato tre papabili, e poi sono i big three. Te hai preso il pezzo più grosso, la vittoria delle strade bianche, e Riccardo, ci siamo consolati con una vittoria di tappa a testa alla Tirreno. Van Aert ha vinto ieri, alla Philippe ha vinto oggi. Riccardo, vengo da te, poi torno da Luciano, perché quello che è stato un po' l'azione di Van Der Poel, la doppia azione di Van Der Poel, ha un po' restituito al ciclismo un corridore di grandissimo talento, di straordinaria forza, che, come ha detto anche lui, adesso ha iniziato anche ad utilizzare un po' la testa e capire quando è il momento di partire, di fare l'azione che a quel punto è stata, le azioni che si sono rivelate decisive. Beh, devo dire che è stata un'edizione delle strade bianche ex eroica, perché insomma mi sembra anche giusto sì, sottolineare il fatto di questo percorso meraviglioso che nasce da un'idea del nostro ospite di stasera, ma al di là di questo, che sarà incensato a dovere anche dopo, abbiamo visto una corsa rara e di rara bellezza, ma proprio perché questi campioni l'hanno interpretata al meglio, e Van Der Poel, c'è poco da fare, insomma, ha fatto un'azione straordinaria, come si dice in gergo, Luciano, ha cavato l'asfalto, ma lì d'asfalto ce n'era poco, e ha fatto le bue in terra, insomma, si potrebbe dire alla toscana. Ma al di là di Van Der Poel, che ha fatto questa bellissima azione in Santa Caterina, ma soprattutto quello che aveva fatto prima quando è partito, e solo alla Philippe, e lo stesso Bernard, che non è stata una sorpresa per me, perché in telecronaca l'avevo anche un po' predetta, hanno dato vita a un finale meraviglioso. Quindi credo che sia stato veramente un godimento per chi ama il ciclismo, per chi ama questo sport, ma soprattutto il merito credo che sia anche dalla voglia di questi campioni di misurarsi su un percorso meraviglioso. Hai assolutamente ragione. Luciano, vengo da te, perché effettivamente ad un certo punto, qui vediamo
proprio il primo scatto, quello fantastico di Van der Poel sullo sterrato, sulle strade bianche, che poi tira via, fa selezione, gli rimarranno dietro solamente Bernal e Alaphilippe. Peraltro poi ci sarà l'ulteriore azione sull'ultimo strappo, quello in lastricato all'ingresso, all'ingresso di Siena. Ecco, hai rivisto tutto il talento per cui hai un debole per Van der Poel, insomma. Devo dire che l'altro giorno hai convinto quasi anche me. No, non è che siamo fenomeni, dire che Van der Poel era il favorito di questa grande classica, un grande talento del ciclismo, uno che si presta benissimo su un percorso sterrato come appunto le strade bianche, e però effettivamente ha fatto un numero, ha demolito i più grandi campioni di questo ciclismo. Ti ha un po' ricordato quell'Amstel che vinse in altro modo, lì non era un arrivo in salita, c'era un altro tipo di arrivo, però quell'Amstel lì che ci è rimasta negli occhi diede proprio la sensazione di straordinaria potenza di questo ragazzo. In effetti quando vince Van der Poel non è che vince, ma stravince, perché effettivamente ha grande qualità, grande classe, e sta maturando anche sotto l'aspetto tattico, non sbaglia più come magari i primi anni della sua, del suo ingresso al professionismo. Io spesso dico, tu ne sei testimone, che queste azioni a volte vanno registrate e vanno fatte vedere poi ai ragazzini che si avvicinano al ciclismo. Quando vedo delle belle azioni, quando vedo delle cose intelligenti dal ciclismo, suggerisco sempre ai direttori sportivi: filmate questi, questi particolari e fate rivedere ai ragazzini queste azioni. Io giustamente l'azione di sabato scorso sconsiglierei ai direttori sportivi di farla rivedere, perché altrimenti i ragazzini si deprimono. Quindi però c'è stato un grande spettacolo di ciclismo, e vincere poi da favorito è sempre molto difficile, sempre molto complicato. Peccato che non c'era il pubblico delle grandi occasioni, perché un'azione di questo livello veramente meritava il pubblico delle grandi occasioni. Comunque complimenti a Van der Poel. Che chi è che ti ha deluso un po' invece? Sicuramente Van Aert, che ti pareva? No. Però devo dire la verità, non per portare acqua al mulino di Van Aert, ci mancherebbe, però nel momento in cui lui si è staccato, perché Pidcock crea effettivamente il buco, lui è molto molto bravo a recuperare praticamente da solo, perché Pidcock gli si mette a ruota, per davanti c'è Bernal, e lui praticamente fa un tratto di sterrato in cui deve recuperare la qualunque su tre fenomeni, e riesce comunque. Beh, diciamo che io dico Van Aert ha deluso sabato scorso, però ti devo anche dire che io ero convinto che Van Aert ha digerito male il periodo invernale. Invece poi nella volata di ieri effettivamente mi ha dimostrato che poi ci può stare una giornata di un corridore, quindi è così. Però poi nella volata di ieri ha dimostrato che la sua condizione effettivamente è ancora ad altissimi livelli, quindi sicuramente vedremo questo finale di Tirreno Adriatico a livello di grosse prestazioni da parte di tutti, quindi ci si avvicina alla prima grande classica della stagione con un grandissimo entusiasmo, perché effettivamente ci sono corridori che vanno veramente forte, e alla Sanremo sicuramente vedremo un grandissimo spettacolo. Oh Giancarlo, vengo da te perché ti chiedo come ti è sembrata questa eroica dei professionisti, dai, la chiamo così. La chiamiamo così perché si chiamava così, è nata così, l'ha già detto Riccardo. Guardate che questa corsa, che è nata fra lo scetticismo curioso comunque nel 2007 da un mio progetto per Regione Toscana, senza tema di smentita, noi siamo partiti il 9 ottobre del 2007, il martedì post-eroica, quindi due giorni dopo l'eroica,
E la vinse comunque il vice campione del mondo, cioè il russo Holovnev, ma meno di 5 mesi dopo, perché la proposta che poi fece RCS Zomenian a me allora fu di spostarla immediatamente, collocarla immediatamente a marzo, perché c'era la Tirreno e poi ci sarebbe stata la Sanremo, e quindi propose immediatamente di portarla al sabato per poterne fare una diretta televisiva. Ecco, la seconda edizione, a meno di 5 mesi dalla prima, che ancora si chiamava Monte Paschi Eroica, la vince un certo Fabien Cancellara su Ballan. Voi sapete bene nel ciclismo di oggi quanto i big siano, voglio dire, buongustai, no? Cioè scelgano quali sono gli appuntamenti in cui davvero conta esserci, e quindi già per loro, già nella percezione che ne dette Fabien Cancellara, era nata una classica. E quindi in questo senso mi dico l'eroica dei professionisti, perché straordinariamente a me la più grande soddisfazione, al di là delle firme o delle griff sulla manifestazione, ma l'hanno data gli spettacolari protagonisti, cioè sentivo Luciano che faceva riferimento, io non vorrei fosse per i famosi 2 chili che sembravano eccedere in Van Aert, ma io ho presente che cosa Van Aert ha fatto per rientrare, che cosa hanno fatto, l'ha già detto Riccardo, meravigliosamente i due ultimi vincitori del Tour, che probabilmente sapevano benissimo non avrebbero vinto quella corsa, ma che l'hanno onorata, più Pidcock. Cioè, stiamo a pensare che questi hanno dato spettacolo perché avevano voglia di divertirsi e hanno divertito tutto il mondo. Ricordatevi un concetto fondamentale: ciclismo senza passione non si può fare. Questi sono la miglior gioventù possibile, ragazzi spettacolari che hanno onorato il loro sport. Bastava soltanto dargli il terreno migliore per potersi esibire. Loro tutti si sono divertiti, anche il secondo, il terzo, il settimo, il nono, il decimo. Avete visto che tipo di ordine d'arrivo, no? Quindi in questo senso io credo che il grande onore all'idea dell'eroica dei professionisti l'abbiano dato proprio questi professionisti, la miglior gioventù possibile. Giancarlo, visto che te... Sì, Riccardo. No, volevo solo aggiungere che io ero presente nel 2007, la prima edizione, con grande curiosità, come diceva Giancarlo, e nel dopo corsa, dove c'erano tutti i pullman nella piazza là dei pullman sotto insomma fuori dalle mura, erano tutti contenti, erano tutti felici e mi dicevano: Riccardo, una figata, cioè erano proprio già dalla prima edizione. E così è sempre andato avanti, quello che diceva Giancarlo è la realtà, hanno goduto i corridori su questo percorso, si sono dati battaglia perché gli piaceva, anche quelli che hanno avuto le solite magagne, cioè la foratura, la caduta, insomma Pogačar era caduto nella ricognizione il giorno prima, è caduto anche in corsa, però era lì ancora a lottare. Devo dire che è stata veramente un'edizione bella, ma grazie al percorso, insomma, all'atmosfera che si respira in questa meravigliosa manifestazione, che effettivamente ha fatto bene a dire Giancarlo, l'avevo già detto anch'io, ma si chiamava Eroica, Monte dei Paschi, giustamente, e poi è diventata Strade Bianche, ma quello non fa niente, la storia rimane e quindi l'idea di Giancarlo... Di questa cosa, insomma, Giancarlo non ha avuto tante idee, perché insomma facciamo anche riferimento al Giro Bio e la grande passione che ha Giancarlo per il ciclismo, poi dopo lo fa trasformare in un pazzoide perché c'ha queste intuizioni dato dall'amore del ciclismo, però purtroppo, come tutti i grandi inventori, ci deve essere un lasso di tempo che matura piano piano, e poi dicono: però quel brocci lì, tanto visto, si capisce, non è,
Oh, Giancarlo, torno da te e poi ovviamente ti faccio fare qualche domanda da Luciano, perché vai. Siccome da qualche parte, insomma, queste strade bianche, ex eroica dei professionisti, insomma, sembrano assurgere un po', sembrano avvicinarsi da quel 2007, adesso cominciare ad avere il lignaggio per entrare nell'alveo delle classiche monumento. Ecco, che effetto ti fa? Ma guarda, io posso raccontare un paio di cose, ditemi se vo lungo, non voglio rubare. Però una è il concetto che io ebbi e l'onore che ebbe subito questa corsa da Paolo Bettini. Io oggi ero all'arrivo a Chiusdino insieme a Paolo Bettini. Allora, Paolo Bettini, la prima edizione, neo campione del mondo, non parte, credo che poi non si siano nemmeno trovati d'accordo per... Ma la seconda edizione lui è nuovamente campione del mondo, e quindi il famoso 2008 di Cancellara su Ballan, c'è anche Paolo Bettini con la maglia di campione del mondo. Paolo Bettini ci prova sul Monte Sante Marie, cerca di fa qualche azione, poi evidentemente per il campione che è si rende conto che non è in grado, non ha gambe per potercela giocare. Ecco, quel giorno là piove anche. Paolo Bettini a un certo momento resta l'ultimo con la maglia di campione del mondo e l'ambulanza dietro. Quindi continuano a dirgli: Paolo, ma fermati, dai, sta anche piovendo, fermati, no, questa corsa merita di essere onorata. Paolo Bettini, cioè, a me mi avevano detto quando fecero l'osservazione: ah, figurati se i professionisti accetteranno di fare queste strade bianche, se trovano 30 metri senza asfalto ci fanno uno sciopero di 3 giorni, e mi indicavano proprio il sindacalista Bettini. Allora, come, ecco, il sindacalista Bettini non solo la finì ultimo, ma quando, come dice Riccardo, andò ai pullman, erano intorno al rastrello allo stadio, lui dette la bicicletta al meccanico e al meccanico a un certo momento disse: fermo, la lavare, disse, dagli il fissatore, e sappiate che Paolo Bettini non c'ha in casa le biciclette che ha vinto il mondiale o quella dell'Olimpiade, c'ha la bicicletta con cui è arrivato ultimo nel 2008. Fantastico. Questa è la bicicletta fangosa delle. Questo per dirvi. Poi vi posso dire un'altra cosa, se permettete. 2010, 29 agosto, io sono preciso, in questo caso sono date scolpite nella memoria. Io vo a prendere, siccome avevo già fatto il primo giro bio, e il Pat McQuaid, che incontrai proprio, era l'allora presidente UCI, a Offida, poi mi invitò a organizzare anche la Coppa delle Nazioni per squadre nazionali. Quindi io il 29 agosto con Aldo Pascini e il povero Gigi Agnolin andai all'incontro in UCI a Egle con tutto lo Stato Maggiore, da McQuaid, Chevalier, Cogliuscio, Velon, e già 2010, 29 agosto ci dissero: se volete portarla a livello di monumento, noi sappiamo benissimo che questa corsa in sintesi lo è già, basta soltanto un minimo di disponibilità, di investimento. 29 agosto 2010, un mese dopo ci dettero il mondiale di Firenze, questo vi posso dire. Quindi è nata fortunatamente monumento, perché quel tipo di strade, la bellezza delle strade bianche senesi e quel contorno ce l'abbiamo solo noi. Il nostro centro Toscana, che così tanto apprezza Riccardo, che tra l'altro è ormai un senese di contrada adottato dall'OHE. Ah, ok, no, perché ti stavo per chiedere quale contrada. No, l'OHE. Giustamente l'OHE. Loha, sì. Ha scelto il top, No, sono stato scelto, e tu lo sai bene, Giancarlo. Sono stato scelto da Biascino, perché ogni tanto nomino, e l'ho nominato anche sabato, ma cioè, poi Loha per me, insomma, è la contrada più, forse la più prestigiosa, senza togliere alle altre, per carità, però per uno di fuori
insomma, l'oca è l'oca, il paperone è il paperone, ecco, voglio dire. Certo, usiamo. No, vero, Carlo, io ho partecipato due stagioni fa, un paio di occasioni, ho fatto l'Intrepida ad Anchiari e facendo questa manifestazione, ti devo dire, ho fatto delle riflessioni. Voi siete anche bravi e fortunati ad avere ancora le strade non asfaltate. In Abruzzo non esiste strade non asfaltate, quindi voi veramente siete molto fortunati e io mi auguro che queste strade non vengano nemmeno asfaltate. Sì, Luciano, è quello che io ho scritto di recente, perché vedi, quando arriva RCS nella nostra provincia e poi vuole assegnare il tratto di strada bianca a parte Cancellara, ma forse Chiatoschi, forse la Van Vleuten, no, queste strade bianche non vi ridico il solito Brocci, ma vi ridico i tanti che in provincia di Siena hanno avuto la sensibilità per fare una battaglia perché rimanessero bianche. Guardate, c'erano anche 1700 firme per asfaltare dei tratti di strada. Guardate, c'erano degli agriturismi che nel comodino c'avevano la raccolta di firme per asfaltare il loro pezzo di strada lì. Guardate, è stato un durissimo comunque sia imporre, e poi è chiaro che c'è stato l'eroica dal 97, l'eroica e poi sicuramente il colpo definitivo dal 2007, l'arrivo dei professionisti, ma noi avevamo già fatto una battaglia per farle inserire quali in variante strutturale del piano regolatore della provincia. Oggi hanno un vincolo paesaggistico, fortunatamente, quindi nei comuni che sono sotto vincolo paesaggistico non potranno più essere toccate. Questo è un grande successo di eroica. Però Luciano, ricordati, noi stiamo lavorando anche per Abruzzo, perché io ho carissimi amici, come te sai, in Abruzzo. Sì. E io sono andato sul Gran Sasso perché gli ho detto, l'Abruzzo è una regione meravigliosa per fare ciclismo, perché non esiste la possibilità del mare a un'ora dalla grandissima montagna. Sul Gran Sasso io sono andato un paio di volte in ricognizione e poi mi sono detto, cavolo, ma vi rendete conto di quanto con pochissimo c'è delle ciclabili naturali che possono essere tranquillamente portate a farci ciclismo su strada, con pochissimo investimento, in un luogo meraviglioso, perché il Gran Sasso, così come le tante aree di Parco Nazionale dell'Abruzzo, sono zone meravigliose. È solo questione di metterci gli occhi, perché non erano mica tutte così. Monte Santa Maria a quel tempo era praticamente impercorribile, ci fu un periodo in cui c'erano sì qualche prova speciale di qualche rally, ma passati i rally non c'era più interesse per certe strade e rischiavano in qualche caso il rischio dell'asfalto, in qualche caso dell'incuria, che diventava impossibile praticarle normalmente. Questo è un lavoro di attenzione che abbiamo fatto, perché abbiamo individuato nel ciclismo e nel cicloturismo una linea di sviluppo per il mio territorio. Io sono partito dal 93 con l'idea Parco Ciclistico del Chianti. Da che parte poteva sviluppare un comune come Gaiole in Chianti, che perdeva 30 abitanti l'anno? Con la bicicletta, molto semplicemente, con lo stile di vita, cercando di tenere la gente attaccata ai valori che segnavano la diversità con tutto il resto. Questa è stata la scommessa. Nel 98 il comune di Gaiole in Chianti, poi non dico più niente, aveva zero posti letto, era la seconda eroica che facevamo. Oggi ne ha 1240 e sono tutti recuperati dall'esistente, non c'è un mattone nuovo nel comune di Gaiole. Però abbiamo recuperato i vecchi borghi, i castelli, i casali, eccoli qua, 1240 posti letto. E oggi Gaiole in Chianti, grazie a quello che è diventato per l'eroica, per il ciclismo, è anche stato riconosciuto da Forbes il comune più vivibile d'Europa. Ecco
come dare gambe a, a dei progetti. Okay. Ci vuole sensibilità. Sì, ascolta, l'edizione 2021, ripartite, dacci la data, dacci un appuntamento, perché c'è una grande voglia di ripartire con queste manifestazioni. So che voi ripartirete sicuramente nel 2021, diamo una data precisa? Allora, noi la data precisa era, te l'ho detta, 24 aprile Sudafrica, sì. Poi noi abbiamo il 30 di maggio Eroica Montalcino, che siamo riusciti a fare anche nel 2020. Eroica Montalcino sarà un evento comunque sotto i 2000 partecipanti, perché è già comunque al numero chiuso. E però la settimana avanti è tuttora in programma anche Eroica Giappone, ma il grandissimo appuntamento, e noi contiamo sia l'appuntamento di liberazione per tutti, è Gaiole in Chianti la prima domenica d'ottobre. L'apostrofe Eroica è quella che si sta vedendo in immagine sullo sfondo nel mio Gaiole in Chianti. Perché invece l'ultima domanda che ti faccio per quanto mi riguarda, l'anno scorso avevamo presentato il tuo libro, L'ultimo eroico, Gino Bartali, come sta andando il libro, Giancarlo? Ma il libro molto bene, mi hanno detto che lo candidano al Bancarella Sport, ma poi sai, io dal punto di vista commerciale sono davvero l'ultimo dei moicani, non mi interessa niente, è un libro bello, io sono contento di averlo scritto, l'ha già apprezzato anche Riccardo Magrini, perché dentro ci ho messo e ho raccontato quello che mi interessava raccontare, il ciclismo fantastico dei primi Tour de France. E fino a Bartali, l'ultimo eroico, perché quel tipo di ciclismo purtroppo con Bartali finì, con Coppi rimase bellissimo ma cambiò il ciclismo. Bartali è stato davvero una pietra angolare del mondo del ciclismo, e quel tipo di ciclismo lì, secondo me, se domattina lo riscriviamo, nasce una nuova branca che ripercorre quel tipo di eroismi che ci proponeva quella storia, e quel ciclismo, secondo me, trova così tanti seguaci, come è successo per l'eroica. Insomma, noi siamo un fenomeno mondiale, te hai fatto l'Intrepida, se vieni a Gaiole, io sono i miei amici di Anghiari, ma insomma a Gaiole la trovi moltiplicata per 10 con tutto il mondo. Questo, Luciano, tanto per darti l'idea di che cosa è Gaiole in Chianti. Verrò, dottore. È prenotato, va bene. Io mi devo fermare perché siamo alla prima pausa e ringrazio davvero tanto Giancarlo Brocci. Grazie Giancarlo per essere stato con noi. Peraltro, in una delle prime mie stagioni di Velo, ricordo Giancarlo Brocci venne a presentare proprio Giro Bio qui da noi, sì. Che era, se non erro, ad Alba Adriatica, c'era un cronometro ad Alba Adriatica, erano i miei esordi in questa trasmissione, insomma un po' di tempo è passato. Grazie Giancarlo. Cronometro su pista ciclabile, esatto, fu un esordio assoluto ciclabile. Anche quello, ricordatevi. Vorrei ringraziare Luciano, ma soprattutto Riccardo Magrini. Riccardo è davvero un amico, è una persona straordinariamente competente, e come ci rende il ciclismo lui con quella simpatia è davvero un grande piacere. Quindi lo spettacolo che ci danno questi giovani delle strade bianche e Riccardo che ce li racconta è un piacere. Grazie Giancarlo, grazie a te e a tutti voi. Grazie Giancarlo, e bocca al lupo anche per il tuo libro Bartali, l'ultimo degli eroici, davvero molto molto interessante. Noi ci fermiamo per la pubblicità, non cambiate canale, torniamo tra poco perché iniziamo a parlare di Tirreno. Venticinque anni di attività agonistica, 30 anni di attività commerciale per continuare a darvi Rabottini Cicli Sport, bici da corsa, mountain bike, gravel e tutta la linea e-bike. Rivenditore ufficiale Scott, Bergamont e BH. Abbigliamento tecnico, scarpe, occhiali,
ciclo computer, cardiofrequenzimetri delle migliori marche e assistenza meccanica qualificata. Se vivi di passione, se pedalare è ciò che ami, allora ti aspettiamo a Marina di Città Sant'Angelo, Viale Matrino 31. Resta aggiornato su tutte le novità e seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram. Gagliotti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliottiricambi.com per saperne di più. Glindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Glindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Glindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Glindex è anche formazione, merito dei corsi gratuiti aperti a tutti. Glindex è a Manoppello, via Vallone 16. Sapete cosa caratterizza la CAMS Stampi? L'alta professionalità, la ricerca dell'eccellenza e il personale altamente qualificato. I nostri partner, conosciuti in tutto il mondo, che ci affidano i loro lavori. Il nostro team è sempre pronto a dare il meglio. CAMS. Progettiamo e realizziamo per i leader di settore. Seconda parte di Velo, diamo la buona serata in collegamento con noi al team manager della Colpack Ballan, dirigente però abruzzese, Antonio Bevilacqua. Buonasera Antonio, ben rivisto. Buonasera a tutti. Ovviamente... Ciao Luciano, ecco, volevo salutarvi. Assolutamente. Ovviamente con te tra un po' parleremo della tua squadra, peraltro ho visto anche le immagini della presentazione, una specie di jam session ciclismo calcio nello stadio dell'Atalanta, ovviamente. E peraltro il Gevis con Ballan, insomma, è una accoppiata che a livello ciclistico qualcosa ci ricorda nel 1994, per esempio, ma ne parleremo tra poco. Intanto, visto che abbiamo introdotto l'argomento della Tirreno, perché sabato
c'è l'arrivo su Prati di Tivo, poi domenica c'è la ripartenza da Castellato. Luciano, queste prime due tappe, vittorie di prestigio, ieri in volata Van Aert, oggi con una azione davvero negli ultimi metri di Giuliano Alaphilippe che batte un atleta, compagno di squadra, che te l'anno scorso hai detto occhio che secondo me Almeida non è così un carneade che ha la maglia rosa tanto per caso, e oggi lo ha dimostrato. Beh, questo è un corridore portoghese che sta crescendo molto. L'anno scorso, se non ricordo male, arrivò quarto al Giro d'Italia, però fu uno degli atleti più interessanti, dei giovani più interessanti, l'edizione del Giro dell'anno scorso. Però oggi effettivamente Alaphilippe ha sorpreso un po' Van der Poel, forse Alaphilippe ha sfruttato anche molto bene sia Ballerini che Stibar, che lo ha coperto fino ai 250 metri e poi la sua solita fucilata, adattissimo anche su questo arrivo che era leggermente in salita. E voglio anche dire che era anche leggermente vento contro, sì, sul vialone d'arrivo, quindi è riuscito molto bene a resistere a un recupero di Van der Poel che stava molto indietro ai 300 metri, era in quinta sesta posizione, quindi difficile poi rimontare il campione del mondo. Comunque due tappe bellissime e ci si avvicina sempre più alla tappa principe, appunto quella di sabato su Prati di Tivo. Prati di Tivo che ritengo sia una salita non durissima, però se verrà interpretata con un discorso agonistico forte, specialmente dai primi chilometri di salita, ritengo che possa fare classifica, anche se poi è una classifica che verrà aggiornata molto con la cronometro di San Benedetto. Assolutamente. Oh, prima era arrivato un messaggio. Intanto questa è la classifica ovviamente molto molto parziale, però insomma Riccardo, i Big Three, come li ho chiamati io, tutto sommato si sono presi il podio per il momento provvisorio della Tirreno, che oltre ad essere nella partecipazione grandi firme anche nella classifica, cioè insomma però, anche nelle tappe. Sì, però Jacopo, scusami, permettimi, sì, perché così non vale, perché il primo a scegliere è stato Luciano, poi c'eri te perché era una roba vecchia, era una roba vecchia, e io ho dovuto male, dai, campione del mondo. Ho capito, l'ho scelto per terzo, se ero per prima scelta sceglievo Van der Poel sulle strade bianche. Comunque faccio un piccolo, ora non c'entra nulla con quello che si sta dicendo, però siccome Luciano si lamentava delle strade bianche e comunque dell'asfalto, non c'è nella brutta, basta chiamare Van der Poel, te le asfalta lui le strade, cioè te le spacca tutte lui, quindi non ci sono problemi. Al di là delle battute, oggi è stata una bellissima tappa, ma anche quella di ieri, sì, ieri un po' condizionata da un po' di vento laterale sul traguardo, ma Van Aert ha fatto una volata estremamente di potenza. Oggi era ancora lì con la maglia di leader della classifica parziale. Van der Poel, sono d'accordo con Luciano, forse ha in questo caso un po' dormito, ha battuto anche la mano, il pugno sul manubrio appena tagliato il traguardo, e quindi un po' di rammarico ce l'aveva, però è stato sfortunato Almeida nello sviluppo della corsa, perché Almeida aveva fatto una grande cosa insieme a, insomma, c'era un bel quartetto davanti, perché c'era Sivakov, Landa, Yates e Almeida, appunto, e hanno caratterizzato tutto il finale della tappa. È stato sfortunato solo per questo, perché a volte nelle corse non basta andare forte, Luciano lo sai bene, ma ci vuole un po' anche un pizzico di fortuna. Qui è stato preso ai 200 metri, ha fatto bene alla Filippa a anticipare la volata, da questa immagine si vede molto bene, perché
non fosse stato per questa mossa, probabilmente avrebbero ripreso Almeida negli ultimi 30 metri e l'avrebbero battuto magari Van Aert o Van der Poel, più facile Van der Poel che Van Aert. Ma è stato sfortunato perché a un certo punto Pogacar voleva vincere, ha fatto lavorare la squadra, ma era anche logica perché Almeida, De Koenig in Quick Step non lavorava assolutamente perché c'aveva Almeida, la Ineos che aveva fatto la prima azione perché insomma non ci dimentichiamo che era scattato anche Bernal, non ha tirato, quindi gli unici che potevano tirare erano gli UAE, l'hanno fatto molto bene e poi la sentenza, cioè la mazzata finale gliela data Geraint Thomas, che se non avesse fatto quella fiammata lì probabilmente Almeida avremmo visto un altro arrivo, ecco, Almeida magari avrebbe vinto, avrebbe preso anche la maglia, però il ciclismo è fatto anche di queste cose. Bellissima tappa anche oggi, insomma l'ordine d'arrivo lo dimostra, i primi quattro, voglio dire, primo Alaphilippe, campione del mondo, poi Van der Poel, Van Aert e Pogacar, poi bene anche Arambaru, ma insomma una bellissima tappa, e devo dire che se questo è il buongiorno sulle tappe che arriveranno, anche quella dei muri, insomma da Castellalto a Castelfidardo, non mi veniva, scusa, a Castelfidardo, e poi quella leggerissima salita che continua a dire Luciano che Prati di Tivo non è dura, ma questi vanno come degli ossessi, quindi credo che la selezione ci sarà sicuramente, perché penso che è vero, la cronometro sarà decisiva, però su Prati di Divo, se fanno quelle andature come ho visto fare oggi, guarda il gruppetto che è rimasto lì davanti, eppure oggi non era una salita, Luciano? No, sulla salita dipende da come la fanno la salita, giustamente se vanno forte, ma la devono prendere anche forte, perché la salita è di 14 km, 1000 metri di dislivello, i primi 7 prima di arrivare a Pietranseri, che è un paese a metà strada, il tratto è duro, però lo devono prendere forte. Io ti volevo solo fare brevemente una domanda su Alaphilippe. Alaphilippe, secondo te, dicono tutti che non vuole fare classifica a questa Tirreno, ma dopo la tappa di oggi, secondo te tirerà i freni o farà classifica a questa Tirreno Adriatica, secondo te? Assolutamente no, Luciano, secondo me la classifica quelli lì la fanno tutti, perché si faceva anche un discorso con Luca in telecronaca su Eurosport anche oggi, ma anche ieri, perché aveva detto ma Van der Poel qua non è, sai, il discorso con questi ragazzi giovani non è più come quando si correva noi, che magari c'era qualche corridore che si nascondeva la Tirreno Adriatico per preparare la Milano-Sanremo. Qui della Milano-Sanremo gliene frega niente, cioè gliene frega, ma il venerdì sera gliene fregherà. Ma ora la Tirreno Adriatico per loro è un primo obiettivo di stagione. Tirreno Adriatico, con tutti questi nomi che ci sono, è sicuramente prestigiosa. E con il percorso, e questo faccio un piccolo passo indietro su quello che si diceva anche prima con Giancarlo Brocci, credo che gli organizzatori abbiano centrato il percorso, perché non è un percorso durissimo, e lo dimostra anche Prati di Tivo, però è invitante, non essendo così duro, dove non c'è lo spauracchio della tappaccia, i corridori si danno battaglia, perché anche oggi non era una tappa dura, cioè come altimetria non c'era più un metro di pianura nel finale, ma non era durissimo, ma si sono dati battaglia, hanno fatto delle velocità estreme. In televisione purtroppo non ci si rende conto della velocità, questo l'abbiamo detto più volte, e questo purtroppo è una pecca per il ciclismo, ma quello che conta è, come dicevi te, Prati di Tivo, io c'è anche uno scioglilingua, credo che l'affronteranno molto forte, poi dipenderà un po' anche da
da quelle che sono le strategie delle squadre, perché insomma abbiamo visto Ineos ha cambiato strategia perché attacca, prima invece ci aveva abituato a fare le andature. De Koenig e Quickstep ha Almeida e alla Filippe che se lo possono giocare, quindi bisognerà vedere, ma sono d'accordo con te Luciano, io non credo che alla Filippe molli così facilmente, ma lo scopriremo presto, assolutamente. A proposito della tappa di Prati di Timo, fatemi dare la buona serata, perché si è collegato un paio di minuti fa, adesso diamo la buona serata al presidente della provincia di Teramo, che già si frega le mani, Diego Di Bonaventura, perché dice con tutti questi grandi atleti, buonasera presidente, che si sta sistemando l'inquadratura, dice con tutti questi campioni, fenomeni che peraltro vorranno anche darsi battaglia su una salita come quella di Prati di Timo, quale miglior vetrina per Prati di Timo e per la provincia di Teramo tutta. Buonasera presidente. Eccoci, buonasera, scusate che sono con altre riunioni in corso, sono qui nella sede della Protezione Civile, eccoci qua. Io vi ringrazio e saluto. Già si frega le mani, perché dice chissà che arriva sabato. No, sono contento perché è una delle più grosse opportunità che ha il nostro territorio. Noi lo pensavamo prima, non pensavamo di vivere questo evento sportivo importante in un momento storico che è difficilissimo, sapete quello che stiamo vivendo, però io l'ho detto, è una delle più grosse opportunità proprio in questo momento qui, perché dobbiamo dare la speranza che le cose vanno e vanno avanti, e il ciclismo credo sia lo sport migliore che ci dà, la determinazione, il fatto di non mollare e di arrivare alla meta. Poi dicevate, ieri ho fatto proprio quella salita, ieri ho fatto quel percorso dei Prati, dell'arrivo ai Prati, e pensavo quanta forza mentale e fisica i ciclisti hanno per arrivare a quella vetta, perché è un percorso. Adesso voi siete bravi. Presidente, mi perdoni l'insolenza, immagino con l'automobile l'abbia fatta. Sì. Ma già mentalmente già non ce la facevo. Ho detto adesso qui come fanno, però è importante. Sono felice, Jacopo, di stare qui, perché vi ricordate, ero un ragazzotto quando facemmo il tricolore, ti ricordi, Jacopo? Sì, come no. E c'era, a fianco a me c'erano degli sportivi famosi che hanno fatto la storia del ciclismo, e mi dicevo, voi politici siete tutti quanti bravi, partite entusiasti e poi finisci. Io dissi, ci ritroveremo. Non pensavo mai di ritrovarmi stasera ancora qui con voi, perché nella mia provincia, nella nostra provincia, abbiamo due importanti tappe della Tirreno Adriatico, e forse a maggio avremo qualche altra tappa del Giro d'Italia. E quindi questo sono super felice, perché il mondo va avanti e deve andare avanti, e sto dicendo a tutti da marzo 2020 che la pandemia sanitaria che c'è, che dobbiamo gestire, sta generando in parallelo una pandemia economica importante e una pandemia, che sto dicendo da poco, di precarietà psicofisica. Oggi c'è un popolo che sta in difficoltà anche nell'aspetto mentale e fisico, e qui noi con questi eventi dobbiamo dare la speranza che dobbiamo ripartire, perciò lo dico, è un'opportunità per noi importante di visibilità. L'ho detto pure nella conferenza stampa che vedete, che facciamo anche geografia, permettetemi questo, con questa tappa, con il ciclismo, aiuteremo anche a tanti italiani a rileggere la geografia, perché danno la provincia di Teramo nelle Marche, molte volte, perciò è un'opportunità. Ultimamente è capitato che ci hanno spostato in altra regione. A proposito dell'internazionalità dell'evento, guardi, la metto in dual box con Riccardo Magrini, che la commenterà proprio in tutti i paesi del mondo, vero Riccardo, su Eurosport? E avevo tirato un po' le orecchie al presidente l'altra volta in quell'intervista, perché mi sembrava, mi permetta presidente, era rimasto un po' a livello nazionale, ma noi andiamo nel mondo. Con Eurosport ovviamente facciamo
250 paesi nel mondo, e quindi insomma è una bella opportunità anche per la sua provincia, per il territorio. Ha detto bene, facciamo geografia, perché noi durante le trasmissioni insomma cerchiamo di evidenziare anche le peculiarità del territorio, quindi è una cosa molto bella quella che avete fatto. Infatti stasera dico così, ci avete internazionalizzato, ecco, ci internazionalizzate ed è bellissimo. Poi vi dico una cosa che io qui combatto, perché poi ci sono dei sistemi che ti attaccano, pensa allo sport, il presidente. Voi fate, ci aiutate a fare PIL, ci aiutate a fare microeconomia, perché tutta la carovana dormirà, ecco, per la provincia, nel territorio provinciale di Teramo. Ok? Fate quella microeconomia, di dare la speranza a quelle attività che stanno in difficoltà proprio adesso. Perciò dobbiamo continuare a perseverare. Io sono felice che da quell'esperienza del dottor Walter Catarra, che ricordo in questa trasmissione, che mi ha messo in questo percorso del ciclismo, era il 2000, ricordate, non so se vi ricordate, era qualche 10 anni fa, io dissi continuerò, e c'era detto qualche suo collega mi diceva voi dite così e poi vi scordate del ciclismo, e invece abbiamo dimostrato che la provincia di Teramo è pronta per ospitare questo evento del 2021 e altre tappe, tant'è che stiamo migliorando tutta la viabilità, così vi creeremo un circuito sempre pronto. Ok? Adesso ancora meglio, questo ce l'ho, insomma è un progetto che ci può confermare. Sì, sì, noi dobbiamo essere pronti, noi l'abbiamo dimostrato, l'anno scorso con Tortoreto abbiamo avuto, ecco, una credibilità, miglioreremo del 70-80% le strade del territorio della provincia di Teramo, ed è innegabile che in 24 mesi la percezione sta cambiando, e dagli investimenti che abbiamo in atto entro il 2022 l'80% delle nostre strade saranno tipo una pista di go-kart, che è ottima per la nostra, ecco, il nostro sport, che è il ciclismo. Ho detto, voi siete anche da stimolo, perché il ciclista, ecco, in questo momento potrebbe aiutare tanti nostri concittadini della provincia, della regione Abruzzo e dell'Italia per mantenere. Quando pensiamo, ecco, nella vita quotidiana che non ce la facciamo, ecco, dobbiamo pensare a quei ciclisti che non mollano per arrivare al traguardo. Perché io lo dico, qui c'è qualche sordo che non vuol sentire, che devono mantenere i tre binari, la pandemia sanitaria, che sta generando una pandemia economica, che in parallelo nel terzo binario sta generando una crisi psicofisica in tanti concittadini, sarà un altro malessere, veramente. La gente sta cambiando abitudini e noi amministratori con questi eventi dobbiamo portare le persone a fare quello che facevano alcuni anni fa, perché le persone stanno cambiando abitudini e si stanno chiudendo, ok? Non hanno neanche più la forza di reagire, come fanno i ciclisti, e quando stanno perdendo mentalmente, ecco, non mollano, e con attivando il cervello e gli impulsi del sistema nervoso, ecco, dicono dobbiamo continuare a pedalare. Assolutamente. Antonio, vengo da te per chiederti che tipo di tappa ti immagini, e soprattutto te che sei, insomma, oramai trapiantato altrove, al nord Italia, che effetto ti fa rivedere le strade del tuo Abruzzo, la Tirreno, il Giro d'Italia? Sicuramente un bellissimo effetto. Comunque volevo dire che è una Tirreno Adriatico di fenomeni, veramente dei fenomeni, e spero che ci sia un po' di spazio anche per il nostro Ciccone, che oggi ha fatto decimo, sicuramente ce la metterà tutta per mettersi in evidenza sulle sue strade. Innanzitutto la buona notizia è che ha rinnovato fino al 2024 con la Trek Segafredo, sì, insomma, sì. Per un atleta avere il prolungamento del contratto è comunque un segnale di stabilità. Sicuramente. Poi volevo dire al Presidente che noi abbiamo fatto 15 giorni a Tortoreto, quest'anno abbiamo fatto una preparazione invernale, quasi sono 3 anni che veniamo sempre lì a Tortoreto. E come si è trovato? Come ti sei trovato col team? Benissimo, no, veramente benissimo. Anche mi sembra che avete già sistemato anche le strade, perché il problema degli altri anni era un po' le strade disastrate, e invece quest'anno abbiamo trovato proprio dell'asfalto buono, e è stato un piacere allenarsi sulle strade dell'Abruzzo. Lì abbiamo fatto un gran lavoro l'estate 2000,
2020, un lavoraccio, e devo ringraziare tutti veramente, ecco che ecco, la percezione è cambiata, questo è bello perché lei è la testimonianza di una percezione che è cambiata, ecco, di anno in anno. Dobbiamo continuare così, eccolo qui, se fai le cose bene, strutturi un territorio, ecco, 15-20 giorni hanno fatto PIL anche d'inverno. Ecco, una microeconomia che questo sport, il ciclismo, fa, e lo dobbiamo dire, perché qualcuno pensa al disagio, chiudiamo le strade quando passano, ma c'è una microeconomia di 15-20 giorni ad ogni evento che fate che ne beneficiamo indirettamente tanti, tutti. Perciò che io vi ringrazio e siamo sempre aperti, perché ci vuole una sana follia organizzare gli eventi con tutte queste norme che oramai ci stanno burocratizzando e articolando in alchimie che non ne usciamo più, ma la forza dell'essere umano è quella di, ecco, trovarsi, ecco, liberarsi da questi schemi e pensare a realizzare eventi che ci qualificano veramente e che riporta la provincia di Terra, l'Abruzzo, ad una credibilità, ecco, che non dobbiamo perdere. E poi lo dobbiamo fare, io lo dico sempre, per i tanti che hanno lavorato per questo sport in associazionismo, per i tanti atleti che hanno portato alto il nome dell'Abruzzo, la provincia di Teramo. Io nel mio paese ho una campionessa che è Marta Bastianelli, per dire, e ho fatto, ti anticipo un attimo, anche questo Giro d'Italia, oltre a microeconomia, per dire grazie ai tanti, perché il mio paese ha una storia di ciclismo, a Notaresco, per dire grazie ai tanti che hanno dato il loro tempo e i loro denari per questa, per questo sport. Perciò ecco, un grazie a loro, anche l'evento della Tappa Rosa a Notaresco, anche per dire grazie a tutti quelli, perché sono tanti volontari, tanti che fanno parte delle associazioni sportive, che danno il proprio tempo per questo sport. E questo sport da tanti anni, ecco, che mantiene. E lo dobbiamo dire che lo sport, anche nei momenti di crisi, nelle guerre, ha salvato anche i ciclisti, abbiamo degli esempi noti, hanno salvato anche vite umane. E in questa pandemia ci ha aiutato a mantenerci vivi, perché lo diceva prima il collega, questa tappa, queste tappe qui a Castellalto, a Pratitivo, saranno viste, ecco, nel mondo, ok? Così almeno ci manteniamo vivi veramente e non depressionati dalle tante informazioni che ci arrivano e ci terrorizzano, ok? Ripressionati. La voleva salutare anche Luciano Rabottini. Luciano. Sì, buonasera Presidente, ti ringraziamo per il tuo intervento, mi fa veramente piacere che hai ricordato chi ti aveva preceduto, Walter Catarra, la presidenza della provincia di Teramo. È stato un personaggio veramente importante e ci manca molto come personaggio. È stato uno che era un grande appassionato di ciclismo. Tu hai ereditato in pieno quella sua passione. Mi auguro che possiate veramente fare tanto per il ciclismo e speriamo che il ciclismo possa fare molto per i vostri territori. Assolutamente. Assolutamente, grazie Presidente. Sì, voleva concludere? No, io ringrazio, l'ho detto, quello che faccio, lo faccio per Walter che non c'è più, è veramente per tutti voi che state in questo settore, veramente, perché capisco e vedo in tutto, ecco, perché noi vediamo la tappa, ma tutto il lavoro che c'è dietro, quello che fate, il tempo che togliete alle vostre famiglie, alle vostre passioni, ecco, i soldi che ci rimettete pure, ecco, io lo faccio per voi, per alimentare, ecco, gli appassionati affinché questo sport viva e continua nel tempo. Troveremo altre persone che porteranno ancora avanti questo sport che è emblematico per l'Italia intera. Grazie Presidente, grazie per essere stato con noi. Grazie a tutti per la doppia tappa, sta sabato e domenica, poi ovviamente ci risentiremo per il Giro d'Italia. Grazie al presidente della provincia di Teramo, Diego Di Bonaventura. Oh, io mi sono segnato un po' di SMS che stavano scorrendo, poi li giro perché per esempio ce n'era uno proprio per Antonio Bevilacqua, cioè se è meglio per un DS avere atleti vincenti o atleti meno vincenti, che cosa è più complicato, ma gliela faccio dopo la pubblicità, perché ci fermiamo per l'ultima volta questa sera. Ci vediamo la rubrica del nostro Moreno Di Labbio, che questa sera parla di ciclismo, soprattutto dedicato ai più giovani. Poi pubblicità, rientriamo con l'ultima parte, mezz'ora insieme, l'ultima parte di Velo numero 2. Moreno Di Labbio, la bici in 200 secondi.
Cari amici di Verona, in questa puntata vorrei trattare un tema che mi sta molto a cuore ed è l'attività ciclistica giovanile. Purtroppo, a causa di questa pandemia, per ovvi motivi legati alla sicurezza, molte squadre e scuole di ciclismo hanno sospeso le attività. E questo è un problema, un danno per i nostri figli, che siano dei provetti ciclisti, aspiranti, oppure dei bambini che semplicemente vanno in giro con la loro bicicletta perché gli piace. È una mancata opportunità di sviluppare quelle che sono le capacità coordinative. Parliamo di capacità di ritmo, di equilibrio, di orientamento, di combinazione e purtroppo, o per fortuna, la fase più sensibile è quella che va dai 6 fino a 12 anni. Non svolgendo questa attività perdono una opportunità. Adesso non dobbiamo chiedere a loro più di quello che possono fare, ma se ci dedichiamo a giocare qualche ora insieme con loro, che siano degli aspiranti ciclisti o semplicemente dei bambini che vogliono giocare, gli diamo un'opportunità di avere un bagaglio motorio utile anche per quando saranno grandi e ci verranno a chiedere ad esempio un motorino, un mezzo a due ruote o una macchina che dovrà muoversi in condizioni di traffico, quindi anche pericolose. Per sviluppare queste capacità coordinative non serve molto, basta semplicemente un piccolo giardino oppure un cortile e tanta voglia e pazienza di stare insieme con loro. Possiamo allestire un mini gincana, un percorso fatto di slalom, di ostacoli come ad esempio una tavola che fa da trampolino, da bascula, mettere delle sedie dove poggiare un oggetto da raccogliere e poggiare con l'altra mano, tutto ciò che ci viene in mente, ad esempio un ramo dove fare il sottopasso. Se avete dei dubbi, voglia di essere consigliati, mi fa piacere, sono a disposizione. La cosa importante è che i bambini giochino insieme con noi. Non è un caso se uno dei primi giocattoli che ci vengono a chiedere è proprio la bicicletta, perché dà questa sensazione di controllo e di libertà. Quindi, oltre a essere utile per sviluppare le capacità coordinative, è utile anche per le capacità condizionali come resistenza, forza, velocità, ma quelle, diciamo, sono di minore importanza, c'è più tempo per svilupparle. Quello che è importante è dedicarsi a giocare insieme con loro per sviluppare queste capacità coordinative. Io vi ringrazio per l'ascolto, appuntamento alla prossima puntata. Un saluto. Cinque anni di attività agonistica, 30 anni di attività commerciale per continuare a darvi Rabottini Cicli Sport, bici da corsa, mountain bike, gravel e tutta la linea e-bike. Rivenditore ufficiale Scott, Bergamont e BH. Abbigliamento tecnico, scarpe, occhiali, ciclocomputer, cardiofrequenzimetri delle migliori marche e assistenza meccanica qualificata. Se vivi di passione, se pedalare è ciò che ami, allora ti aspettiamo a Marina di Città Sant'Angelo, Viale Matrino 31. Resta aggiornato su tutte le novità e seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram. Zero.
Clindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Clindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Clindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Clindex è anche formazione, merito dei corsi gratuiti aperti a tutti. Clindex è a Manoppello, via Vallone 16. Da oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 20 punti vendita in centro Italia con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza, nei settori auto e moto, industriali e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Visita il sito www.casadelabatteria.com. Scopri la filiale Casa della Batteria più vicina a te. Casa della Batteria. Gli specialisti per l'energia accumulata sono vicini a te. Ultima parte di Velo, rientriamo tornando da Antonio Bevilacqua che ha avuto, Antonio, hai avuto il tempo per pensare alla risposta alla domanda che ti facevano da casa, cioè un direttore sportivo ha un lavoro più complicato, a parte che voi ne avete quattro se non erro, cioè Valotti, c'è Ivan Quarat, però insomma per un dirigente di una squadra di ciclismo è più semplice avere dei grandi campioni vincenti da dover gestire oppure meno gestione con atleti meno vincenti, però è anche vero magari meno risultati. Ma i problemi ci sono sempre, quindi è meglio averli forte che almeno si hanno delle soddisfazioni. No, fatti gli scherzi, in un team hai dei corridori magari vincenti e qualcun altro meno vincente. Comunque è sempre un grosso impegno per noi e cerchiamo di lavorare bene nei migliori dei modi. Questo che vediamo sono le immagini della presentazione della vostra squadra. Ho detto prima, all'interno del Gavis Stadium dove di solito gioca l'Atalanta, ecco ci siete, c'è con Leoni ovviamente. C'è tutto il team, i direttori sportivi che sono Valotti, 40, Di Leo e Miozzo, c'è anche l'ex CT Antonio Fusi come preparatore, insomma ci spieghi che tipo di annata ti aspetta? No, sicuramente quest'anno per noi è un anno importante, abbiamo degli atleti validi che sono chi al terzo, al quarto anno, qualcuno già ha un contratto da professionista. E stiamo lavorando bene, stiamo preparando bene la stagione, il momento più importante per noi è il mese di aprile, che ci sono delle internazionali e quindi stiamo veramente lavorando per quel periodo lì. Poi la presentazione che abbiamo fatto allo stadio di Bergamo, al Gavis Stadium, perché era il nostro sponsor con Leoni, Colpac e anche sponsor dall'Atalanta, e poi i Ballan che hanno avuto la squadra Gavis Ballan era un'accoppiata vincente. Io ti chiedo, ovviamente faccio un parallelo, però se è l'obiettivo da qua a qualche anno diventare l'Atalanta del ciclismo, insomma adesso loro ovviamente giocano la Champions,
e stanno facendo molto molto bene. Però insomma, come ti ci vedi come un Giampiero Gasperini del ciclismo? No, l'Atalanta veramente è una squadra eccezionale, cioè hanno una preparazione fisica, cioè io non è che mi intendo di calcio, però vederli giocare rispetto a tantissime squadre hanno si vede che hanno una preparazione fisica incredibile, eccezionale. Non mollano mai e hanno 90 minuti proprio sulle gambe che non si fermano mai. Vederli giocare veramente è uno spasso. E qua, per quanto riguarda voi invece l'obiettivo qual è? Il nostro obiettivo? Sì. Il nostro obiettivo è sempre quello di tutti gli anni, di riuscire a far passare degli atleti validi nel professionismo e avere delle grosse soddisfazioni quando vincono delle gare nei professionisti, come Ciccone, perché è un orgoglio abruzzese per noi, e Ganna, Consonni, Masnada e tutti gli altri che sono passati tra le nostre squadre. Ecco Riccardo, un po' non so fino a che punto io ho esagerato con l'Atalanta, ma neanche più di tanto, perché poi in realtà ci sono squadre come quella nerazzurra di Bergamo che poi sono nate così, cioè prima come valorizzazione di grandi talenti e poi ad un certo punto hanno fatto il salto di qualità. Per te sono andato un po' troppo oltre con la fantasia? No, assolutamente no, perché Antonio non è nuovo e lo ha elencato con alcuni nomi che appunto ha detto, da Ganna, Consonni, a Ciccone e tutto il resto, ma anche attualmente ha dei corridori molto importanti a livello anche nazionale, a livello già alcuni, appunto uno dovrei anche conoscerlo, che insomma mi ha fatto anche un bel regalo l'anno scorso vincendo a casa mia a Montecatini Terme una corsa storica bellissima, replicata poi a Ponzacco. Quando vinci quelle corse lì vuol dire che hai della qualità, e parlo di Gazzoli, ma ha veramente negli anni fatto sempre molto bene, proprio come l'Atalanta, che ha sparso in Italia tantissimi vivai, e poi Atalanta stessa è stata per tanti anni un vivaio delle grandi squadre. Ora è diventata una grande squadra e credo che Colpack lo sia da tempo, una grande squadra nel ciclismo come punto di riferimento proprio per il movimento, grazie al grande lavoro che ha fatto Antonio, ma anche cioè tutta la dirigenza, perché insomma direi che c'è la passione, e quando c'è la passione poi i risultati si vedono. Loro sono veramente degli appassionati. 40 è un po' ingrassato in questa... Sì, sì. Chissà cosa ne penserebbe Stefano Giuliani dell'attuale forma fisica di Ivan 40. Sì, Ivan è un po' su di peso, però ha veramente anche lui un grande entusiasmo. L'ho visto in pista lavorare, insomma... Adesso il figlio che corre, Riccardo... Com'è? Il figlio di Ivan, sì. Corre con noi, è il primo anno da dilettante. Ah, è bello! E ha le sue caratteristiche, veloce, adesso vediamo cosa combina. Comunque un bel ragazzo, penso che se ha preso dal padre le gambe sicuramente ci darà delle soddisfazioni. No, speriamo che non ci abbia la testa del padre. Infatti ho detto le gambe. Ho detto le gambe. Se mi sente Ivan, mi ammazza. No, ma con estrema simpatia e grande stima di Ivan. Poi, perché poi comunque è maturato tantissimo. Io ci ho parlato, ho avuto qualche breve incontro. Insomma, purtroppo ci si vede poco, sarebbe bello vedersi più spesso. Tu mi mandi anche dei messaggi a volte che mi sono utili nelle telecronache, perché a volte anche il mondo che tu conosci bene, quello degli under 23, dei dilettanti come si chiamavano una volta e come sono rimasti, mi fa molto piacere quando mi mandi delle piccole pillole per ricordare appunto i tuoi atleti, perché ovviamente
facciamo fatica, una gran fatica fare ciclismo in questo momento, perché nei professionisti, quando correvamo noi, eravamo pochini, insomma, 300 corridori, 350 nel mondo eravamo, insomma, anche Luciano era, si faceva presto a fare l'amicizia, tant'è vero che, vedi, anche nonostante gli anni che passano, siamo sempre legati da quella amicizia e da quella stima cementata in quel periodo, ma era più facile perché ci vedevamo sempre. Oggi diventa difficile seguire il ciclismo, e quindi tu fai bene a mandarmi i messaggi. Questo è un messaggio subliminale. Questo è un dietro le quinte, dai. Dietro le quinte, però Antonio mi manda spesso dei messaggi che riguardano proprio corridori che lui conosce bene, che hanno corso proprio per la Colpack. Ma la Colpack, per ritornare al discorso di prima, è più dell'Atalanta nei dilettanti. No, volevo veramente, cioè, non è una leccata, come si dice, complimenti al Riccardo per la tua trasmissione che fai lì di ciclismo, che veramente trattieni tutte le persone anche con delle battute e dei commenti eccezionali, e praticamente anche se la diretta dura 3-4 ore, che certe volte in certi punti è un po' noiosa, ma tu veramente la fai riavvivare, e è un bel ciclismo che trasmetti. Grazie Antonio, grazie mille. Ma d'altronde io sono così, lo sai bene, cioè non è che faccio degli sforzi, ero così quando correvo e in fondo al gruppo naturale. Sono naturale, sì, sono un bischero naturale, quindi cioè, è quello. Il gergo che parli di ciclismo, tutto, sei naturale, infatti è il tuo mestiere. Antonio, intanto ti ringraziamo per il tuo intervento. Tu in passato hai ricoperto incarichi anche nel ciclismo professionistico, sei stato direttore sportivo, ma il meglio professionalmente, secondo me, è quando hai seguito veramente i ragazzi. Sei uno capace di crescere i talenti, li sai scoprire, li sai far crescere bene, e poi li mandi nel mondo del professionismo con una mentalità giusta. Tra l'altro c'è un nuovo presidente in Italia, che è Dagnoni. Io mi auguro che ti tenga anche in grande considerazione come commissario tecnico, questo per il mondo dilettantistico, ma non per qualcosa, perché veramente tu conosci tutte le problematiche del mondo dilettantistico, conosci benissimo il ciclismo dei ragazzi, e mi auguro che la tua figura possa anche essere utile al mondo ciclistico nazionale. Ascolta Antonio, però ci sono delle critiche, tu sai che in quest'ultimo periodo il ciclismo italiano fa fatica a tirar fuori grossi talenti, anche perché nel ciclismo in questo momento non ci sono campioni, ma ci sono dei fuoriclasse, e questo ci preoccupa molto. Un po' tutti dicono che nel mondo dilettantistico voi li trattate troppo bene i corridori, quindi i corridori quando riescono a passare, per qualcuno è un punto di arrivo, invece i corridori stranieri, avendo più fame, una volta che passano è un punto di partenza. Che cosa sta succedendo appunto nel mondo del ciclismo dilettantistico, che non riusciamo a tirar fuori grossi talenti? No, va bene, il ciclismo italiano, cioè, non direi, sì, ci sono dei fenomeni che sono extraterrestri, cioè questi 5-6 nomi che Van Der Poel, Van Aert, Pogacar, questi qui sono extraterrestri per me. Vanno veramente forte, però cioè, anche in Italia ci sono i corridori, Ganna, cioè, ma non perché è stato mio, non dico il nome Ganna perché ha corso con la Colpack, ma anche Bagioli è un bel corridore, è caduto alle Eguaglie, si è fatto male, però già il primo anno ha vinto delle corse l'anno scorso e già vinto quest'anno. E
si è un po', il ciclismo si è ringiovanito, perché adesso vengono subito e ci sono tantissimi corridori a 22-23 anni che sono veramente dei fenomeni. È cambiato un po' il ciclismo, è un po' tutto accelerato. Non so se noi stiamo pagando le conseguenze, però anche in Italia ci sono dei bei giovani. Magrini, cosa ne pensa? No, beh, è corretto quello che stai dicendo, è vero, perché sai, purtroppo quando noi ci confrontiamo con questi marziani noi ci siamo già dimenticati di Evenepoel, che purtroppo non corre, ma c'è anche lui da mettere dentro. Ci sono dei soggetti che sono un po' fuori dalla norma. Noi come corridori, hai fatto bene a citare Filippo, ma insomma anche lo stesso Giulio, quest'anno è l'anno un po', credo che Ciccone sia l'anno quello buono, perché anche lui insomma ha avuto un po' di tribolazioni, lasciamo stare l'anno scorso che è stata una stagione un po' particolare, però ci sono. Bajoli mi piace tantissimo, è un corridore che ha delle qualità. Masnada ha cambiato squadra, ora è andato in una squadra forte e abbiamo già visto le sue qualità. Ci sono corridori, Ballerini è venuto fuori bene anche quest'anno. Non è facile, certo, se ti confronti con quei fenomeni lì diventa difficile. Per quello che diceva Luciano, è un po' è vero e un po' no nei confronti di alcune squadre. Ci sono delle squadre che probabilmente lavorano bene, perché ci sono dei tecnici, insomma, se vai a guardare anche la Colpack, tutti hanno fatto un passaggio dal professionismo. Purtroppo quello che secondo me Luciano manca in Italia, credo che sia proprio a livello, i tecnici secondo me mancano, perché ce ne sono troppo pochi, e questo è il vero problema, perché prima lo diceva Antonio, cioè l'hai detto anche tu Luciano, cioè vengono abituati in una maniera già pronti per il professionismo, perché hanno una mentalità data anche da gente che il professionismo l'ha fatto. Purtroppo manca secondo me proprio nei dilettanti, questo è meno, però ci sono anche tante squadre che hanno bisogno proprio di una guida, anche la chiamerei proprio spirituale, perché Antonio al di là che fa il team manager, però si vede anche come lavorano i direttori sportivi in quella squadra. Ma ci sono anche il Friuli, per esempio, è un altro bel gruppo che tutti gli anni mette fuori dei ragazzi importanti che passano al professionismo, ma anche lì c'è un ex professionista. Ecco, secondo me manca una vera e propria stabilità a livello anche più basso, cioè anche il problema secondo me è la categoria juniores, te lo dico chiaro e tondo. Non so se sei d'accordo Antonio, se sei d'accordo Luciano anche, ma credo che questo sia il mio pensiero. C'è un po' troppa esasperazione a livello juniores, veramente proprio un po' esagerato. E poi Riccardo, secondo me in Italia tutto sommato ci abbiamo una grande scuola, ci abbiamo i grandi tecnici, ci abbiamo le manifestazioni internazionali che potrebbero dare più esperienza, però una volta che passano al professionismo in tanti li perdiamo, quindi non si capisce perché non continuano poi la loro crescita nel mondo professionistico, rimangono... Qui ci scrivono, abbiamo una categoria juniores troppo esagerata. Esagerata, purtroppo poi non emergiamo nemmeno a livello... Cioè noi 15 anni fa eravamo leader nel mondo, nelle categorie dilettantistica. Quando c'era Fusi, Antonio, adesso tu lo hai preso come tecnico nella tua squadra, con Fusi abbiamo vinto tutti i mondiali Under 23, in questo momento non ci possiamo presentare a un mondiale...
da protagonisti, eppure viviamo una realtà di ciclismo di vertice in Italia, con le migliori manifestazioni, le migliori squadre, i corridori dilettanti sono attrezzatissimi, quindi... Scusami Antonio, fammi leggere questo messaggio poi ti do la parola. Perdiamo troppi ragazzi al passaggio di ogni categoria e si è ridotta troppo l'attività. Io lascerei autonomo il tesseramento, non facciamoli smettere i nostri ragazzi. All'estero i ragazzi vanno a correre con il babbo e si gonfiano le bici, ma saltano fuori i campioni. Un abbraccio a tutti i miei amici colleghi Lanzo, che è Giuseppe Lanzoni, che risalutiamo. Antonio, ti faccio commentare quello che ha detto Luciano e anche quello che ha detto Giuseppe nel messaggio. Il problema del dilettantismo, Luciano, è che adesso parecchi corridori passano subito al primo anno o al secondo anno, quindi la categoria si impoverisce. Ecco perché non abbiamo più una squadra nazionale magari proprio all'altezza per vincere un europeo o un mondiale. Perché io l'anno scorso avevo due ragazzi che a livello mondiale erano i migliori, Tiberi che ha vinto il campionato del mondo e Piccolo che ha vinto il campionato europeo, hanno fatto 4 mesi con noi, perché l'anno scorso c'erano pochissime corse per il fatto del Covid, e sono passati professionisti. Quindi non riesci neanche a avere una squadra che ci puoi lavorare. Invece fino a poco tempo fa io avevo dei corridori che rimanevano minimo 3-4 anni e riuscivo a lavorare bene e li preparavi per il professionismo. Antonio, poi, scusami, sì. Ciccone al primo anno ha vinto la tappa al Giro d'Italia, poi ha avuto tanti problemi che tu sai, però lui è passato e ha vinto subito una tappa al Giro. Cioè i corridori li abbiamo anche noi, poi per un motivo o per un altro... Antonio, però poi i corridori stranieri al primo anno, al secondo anno, vingono il Tour. Ci hanno scritto anche che ci sono troppi procuratori anche tra gli juniores. Che tipo di risposta possiamo dare poi a tutte queste problemi che ci creiamo? Non so, lì Pogacar è sloveno e ce n'è uno. Due olandesi, il belga, sono dei fenomeni che purtroppo... Antonio, ci hanno scritto ci sono anche troppi procuratori già dalle categorie juniores. È un altro problema. Però non abbiamo tempo oggettivamente di affrontarlo perché sono le 22:32. E Maurizio, da guida dalla regia, che ovviamente saluto e che ringrazio, mi ha scritto: beh, sai quello che devi fare. Sai che abbiamo sforato anche stasera, però Riccardo, visto che tu hai detto mi hai fatto scegliere per ultimo le strade bianche, e allora per primo ti faccio scegliere chi vince a Prati di Tivo sabato. Bernal. Luciano? Bernal, anch'io. Riccardo, perché c'è un motivo pure, perché io lo so perché può veramente vincere Bernal, perché va fortissimo innanzitutto, e poi c'ha una grande squadra, c'ha Thomas, c'ha Kwiatkowski, Sivakov che oggi sì, è andato molto forte. Quindi potrebbe sfruttare veramente questa tappa e vincerla alla grande, però secondo me questi la tappa la devono attaccare da subito, altrimenti la Tirreno non la vinceranno mai, si dovranno accontentare solo della tappa. Quindi sono convinto anch'io che Bernal a Prati di Tivo può vincere questa tappa. Peraltro io mi ero ripromesso, intanto Antonio, secondo te a Prati di Tivo chi vince? Pogacar. No, lo volevo dire io. Come? Yates, che oggi insomma nel finale ha perso le ruote, prima dei fuggitivi e poi anche dei gruppi. Se dico Van Der Poel è troppo facile. Va bene. No, anche perché questi scalatori sono incazzati in questo momento, perché tra Van Der Poel, Alaphilippe, si giocano sempre tutto loro. Adesso vedremo in salita cosa succede. Peraltro io metto Ciccone.
Bravo, bravo, un altro corridore. Oh, che... ok, allora, anche perché io mi ero, avevo pensato che da qui in avanti facciamo proprio un gioco, un concorso con i pronostici e poi vediamo chi ne sbaglia di più. Sono convinto di essere il favorito d'obbligo a questo... O chi ne azzecca di meno. O chi ne azzecca di meno. Io comunque io sono esperto per non azzeccare. Io sì, lo so. No, io avevo detto oggi, Sivakov lo vedo un po' in difficoltà, non ho finito la frase e gli ha piantato uno scatto, quindi cioè, io sono specialista per non azzeccare. No. Volevo segnalare, e poi sto zitto e chiudi la trasmissione Jacopo, tranquillamente, volevo segnalarvi, e Antonio sicuramente l'avrà visto, un eritreo che va fortissimo in salita e potrebbe essere la sorpresa di Palazzo, che è Tesfasion, della squadra di Gianni Savio, che oggi mi è piaciuto tantissimo perché era là nelle prime posizioni e pedalava con una facilità incredibile. Assolutamente. E la squadra di Gianni Savio corre anche in casa perché è sponsorizzata dalla Tenuta Ulisse, quindi speriamo, certo, che veramente si possa avverare questo miracolo. Assolutamente, assolutamente. Peraltro, a proposito di Bernale, a proposito di pronostici errati, noi l'anno scorso io lo citai e basta. E non entrammo nel dettaglio, però ricordo il giorno del tour che Bernal ebbe qualche defiance nel post gara di Eurosport che Riccardo fa insieme a Luca Gregorio, disse: non vi preoccupate, Bernal domenica prossima è sui Campi Elisi in maglia gialla. Che è normale, Jacopo, te l'ho detto io, mi accusano di dirne mille e non azzecco uno. Il bello, però, uno che si butta è anche bello, perché c'è anche il rischio di poter sbagliare, anche, è bello anche così, uno che dice: ma non lo so, poi vediamo, è troppo facile. Va bene, grazie Riccardo, ci vediamo giovedì prossimo. Grazie, ciao, ciao ragazzi. Grazie Antonio. Grazie ad Antonio Bevilacqua. Ciao Antonio, in bocca al lupo per la tua Colpack Ballan. Ovviamente. Peraltro, prima di chiudere, ho dimenticato una cosa. Vediamo gli appuntamenti del fine settimana. Domenica 14 marzo, il 16° trofeo Carnevale, gara ciclistica amatoriale valevole come prova di qualificazione al campionato nazionale Abruzzo e Molise Strada, aperta a tutti gli enti della Consulta. Ovviamente trofeo Carnevale che si svolgerà a San Salvo. Prima partenza ore 9:30 per le prime categorie, seconda partenza alle ore 11 per tutte le altre categorie, il ritrovo alle ore 8 presso il Poseidon Beach Village, ovviamente a San Salvo Marina. Ciao Luciano, ci vediamo giovedì prossimo, ovviamente saremo nel post Tirreno Adriatico, che è passata la nostra regione e sarà praticamente già terminata, così faremo anche il bilancio. Grazie a Maurizio Daguin in regia, grazie soprattutto a voi che ci avete seguito in tanti anche questa sera. Ci vediamo giovedì prossimo in diretta alle 21 su TV6 canale 14 del Digitale Terrestre. Buonanotte.